infatti questo è sicuramente un'occasione per poter parlare ai nostri stakeholder, che sono tutti presenti in questa fiera, sia gli operatori industriali ma anche quelli istituzionali. E rappresenta veramente una grossa opportunità sia a livello nazionale che europeo di confronto sulle tematiche energetiche, in particolare quelle relative alle fonti rinnovabili. È un evento di rilevanza internazionale in cui incontrare e consolidare relazioni con i nostri fornitori ma anche impostarne di nuove. Siamo orgogliosi di partecipare allo sviluppo di questi impianti da fonti rinnovabili per raggiungere gli obiettivi prefissati dal governo dei 70 gigawatt al 2030. This conference gives us a unique opportunity to engage both with political stakeholders as well as sector and business stakeholders, because a vital part of the job that we do in the company is to understand the hurdles but also the opportunities that our colleagues in business development have in each country. Tutto il tema delle semplificazioni normative, i temi delle aste, nonché dei nuovi sviluppi tecnologici sull'agrivoltaico e sulle BESS. Capire cosa sta succedendo sul mercato e essere ancora protagonisti di questa transizione energetica. La fiera è l'occasione più importante dell'anno per poter incontrare dei piccoli sviluppatori che magari hanno in cantiere delle iniziative veramente molto valide. J'ai participé au panel sur les permis, les meilleures pratiques en France. Alors c'était un panel assez intéressant, donc j'ai pu montrer en quoi la France avait des objectifs ambitieux en termes de puissance installée et donc une nécessité de mettre en place rapidement les mesures de simplification prévues au niveau européen, au niveau français. Je pense que c'est un événement stratégique pour allacer importantes relations avec les fournisseurs. Qui c'è la possibilità di parlare con tutti gli operatori, capire quali sono le evoluzioni del settore, capire quali sono le innovazioni. Gli obiettivi principali che ci poniamo sono sicuramente approfondire con i fornitori il mercato per avere una visione a medio termine dello stesso e valutare con loro nuove tecnologie e nuovi prodotti che sono stati immessi nel mercato. Poter avere spunti nuovi e potersi confrontare con tutte le altre realtà sulle criticità che ci sono nello sviluppo di impianti fotovoltaici. Il nostro obiettivo è focalizzare nell'eolico, visto che abbiamo già una cartera di fotovoltaica molto potente, di intorno ai 300 MW. Necessitamo ora compensare con l'eolico. Ultimamente ci stiamo occupando di progetti di ibridizzazione con l'eolico e sistemi di storage. Qui moltissimi espositori stanno portando le loro soluzioni. Noi siamo all'inizio, agli albori, stiamo cercando di capire, carpire informazioni, farsi un'idea di dove andrà il mercato. Penso di poter trovare degli spunti interessanti per i progetti che sto seguendo, alcuni dei quali riguardano le nuove tecnologie ibride. Ritengo questa un'opportunità utile per conoscere nuovi stakeholder, nuovi fornitori e dar seguito a quello che è il mio progetto, fondamentalmente di trovare nuove soluzioni, ottimizzare gli acquisti tramite accordi quadro di profilo non solo italiano ma anche internazionale per la nostra sede Italia e per le nostre sedi e countries estere.